Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video. Allora, io è mezz'ora che cerco di registrare con la fotocamera posteriore del telefono, ma impazzisco tra il mio treppiedi e il telefono, non riesco a vedermi, per cui insomma portate pazienza e accontentatevi della fotocamera frontale. Spero che come al solito si veda discretamente, comunque tanto la parte più importante del video non è tanto il video, ma quello che vi devo dire, quindi insomma, portate pazienza. Oggi parliamo di capelli, dopo vi metto qualche clip dove si vedono meglio, perché qua mi rendo conto che non rende moltissimo, dopo vi posto qua da qualche parte qualche clip. Con questa luce si vede particolarmente bene. Guardate. Vediamo se è così. Guardate la qualità del capello. Che casino. Allora, oggi vi parlo di una cosa super figa, intanto però mi presento per chi di voi non mi conosce. Io sono Chiara, sono l'ex nickname Bambola Malefica, per chi appunto magari si ricorda di me con quel nickname, spero, insomma, saranno gli ultimi video in cui lo dico. Forse ho trovato la chiave di volta, ma lo dico sempre, per cui non lo dico più, solo per dire per fare video più spesso, ma in questa volta dovrebbe essere veritiera. E le altre volte era tutto un credevo, ma poi alla fine non facevo. Ora dovrei farcela. L'unico problema è che non so cosa portarvi nel canale. Comunque, vabbè, tralasciando questo, oggi ho una mega novità da portarvi a livello di hair care routine. Per me è stato forse come scoprire l'acqua calda, magari voi lo conoscete già questo metodo. Allora, la novità assoluta per me di questo 2021 è l'acqua di riso. Una cavolata da preparare che però mi sta facendo svoltare i capelli. Anche perché, soprattutto per questo, vi sto facendo questo video, però forse se mettevo una maglietta chiara era meglio. Ho l'obiettivo di farli tornare lunghi, io li avevo fino a qui più o meno. Un paio d'anni fa, prima di rifarmi rossa, sapete, li avevo tagliati corti, poi li ho tagliati cortissimi, li vedete nei pochi video che ho fatto nel canale, comunque vedete, a novembre 2018, sì, novembre, metà novembre 2018 li avevo tagliati cortissimi a questa altezza qui, per cui diciamo che ho già avuto una bella crescita. Poi invece ottobre o novembre, non ricordo, 2020, sono andata alla parrucchiera a togliere il nero corvino che avevo. Per chi, insomma, basta che andate indietro di qualche video, avevo un nero corvino super intenso, super fake, e ho voluto schiarirli un po'. Facciamo una piccola parentesi su questo, che sono un po' infastidita da un pezzo. Allora, la parrucchiera mi aveva anche fatto delle lunghezze abbastanza belle, mi aveva schiarito un po', non è che volevo schiarire più di tanto, mi bastava togliere quel nero molto finto e fare un colore più, insomma, un castano più naturale, comunque un colore scuro perché io mi vedo bene mora, anche se di base sono bionda. Qual è il problema adesso? Che quella lì mi ha lasciato tutta una fascia nera qui, quindi adesso ho la ricrescita che io mi faccio castana, castana. Qua ho questa fascia nera terribile che quella lì mi ha lasciato là. Ho pagato un casino di soldi che quando sono uscita dalla parrucchiera ho pianto, lo giuro. Ho pianto in macchina per tutti i soldi che ho speso, perché io, chi mi conosce un po', sa, vivo da sola, ho comprato casa da sola, non è che ho cioè non è che ho sto stipendio sostanzioso, per cui devo sempre cercare di sapere bene quello che faccio. Ecco, quindi diciamo che poi ritrovarmi qua lo stesso, questa fascia nera, sono abbastanza incazzata. Vabbè, comunque, tralasciando questo, le lunghezze sono state decolorate con delicatezza, devo dire, però comunque la decco soprattutto su un capello molto tinto come era il mio, come è stato il mio per tanti anni, tinto di nero. Mi cade la maglia. Non è che non ha retto, per carità, perché vedete comunque la lunghezza c'è, forse erano qui più o meno. Diciamo che si spezzano davvero tanto. Non ho nessuna intenzione di tagliarli, perché appunto, ripeto, l'obiettivo è di farli tornare ad essere lunghi come li avevo in precedenza, però appunto con gusto castano, quindi comunque un colore scuro.
ma un po' meno pesante da vedere. E quindi è da ottobre, da quando ho fatto sta deco, i capelli che continuano a spezzarsi, cioè proprio trovo un casino di punte nel lavandino quando li asciugo, capelli dappertutto spezzati, per cui alla fine della fiera questi non crescono mai, voglio che facciano il monte delle tette. Non ce la facciamo, per cui è da un po' che cerco sistemi per non tagliarli, innanzitutto perché non ne ho nessuna intenzione. Non dirmi di tagliarli perché non ho intenzione, mi spunto da sola con le forbici, esattamente come mi faccio la frangia da sola, e gli do quella spuntatina proprio lì dove serve, dove proprio la punta ha 8 punte. Però per di più non voglio fare. Scusate se mi guardo e non guardo lì, ma l'abitudine. Dunque, andiamo al sunto del discorso. Nelle mie ricerche ho trovato una cosa super naturale che io faccio come step in più, per cui non ho cambiato nulla della mia hair care routine, quindi faccio il mio shampoo, il mio balsamo, a volte pre-shampoo la maschera, spesso ultimamente faccio quindi maschera, pre-shampoo, poi shampoo, balsamo, e come ultimo step faccio questo risciacquo, risciacquo barra impacco, li lascio in ammollo per un paio di minuti. Mi massaggio bene la cute con, non fatemi ingannare dalla confezione perché è un riciclaggio. Questa qui è acqua di riso. Come si ottiene questa acqua di riso? Beh, innanzitutto cosa fa? Cosa promette questa acqua di riso? E ve ne sto parlando perché è già una settimana, 10 giorni che la provo e sono rimasta esterrefatta dal come funziona. Cioè, proprio mi sento i capelli molto diversi e mi sono trovata molti, ve lo giuro dove volete, molti meno capelli spezzati sul lavandino. Cioè, io proprio quando vado mi ripettino, da quando uso questa mi sono trovata veramente pochissimi capelli rotti. Pochi, cioè ce ne sono, vabbè, ok, perché non fai miracoli, ma ne ho trovati davvero molti meno. E proprio al tatto il capello è più corposo, sono più densi. Dunque, quest'acqua di riso vi invito a fare una ricerca su Google, perché sapete, io sono un po' spiccia nelle spiegazioni. Su Google trovate la miriade di cose. La usano tantissimo le cinesi, fa brutto dire così, della comunità Yao, mi pare. Cercate su Google, trovate meglio, io ve lo dico in breve per darvi il messaggio del farla, che dovete farla, dovete provare, e poi quando provate me lo dite. E, tra l'altro lo sta facendo anche il mio ragazzo, che si sta trovando bene, per cui più parere sincero di un uomo a volte non ce n'è. Comunque, come si fa? Torniamo a cosa promette. Allora, l'acqua di riso promette di dare più elasticità ai capelli, quindi di renderli più resistenti, e questo io vi dico, l'ho visto già dalla prima volta, proprio li sento più forti, più resistenti. Poi calcolate che io ci faccio sempre la piega col phon, la piastra solo sulla frangia perché se no mi sta troppo gonfia, non mi piace, però tendenzialmente appunto non faccio piastra, però ho un phon molto forte, quindi comunque la fonte di calore del phon si fa sentire. Niente, allora promette di, allora nel tempo, di accelerare la crescita, che secondo me è più dovuto dal fatto che spezzandosi meno si vedono più risultati nella lunghezza. Comunque, ora che sto facendo questo video, i miei capelli mi arrivano quasi, insomma, qua, e così nei prossimi mesi, che vi farò un aggiornamento al mese, vediamo come procede la crescita di sti capelli, speriamo veloce. E promette di, nel tempo, quindi ovviamente questa è una cosa che o vi mettete, dite, provo a farla per almeno 6 mesi di seguito, altrimenti non provate neanche, secondo me, perché le cose così naturali si vedono nel lungo periodo, ok? Io vedo, o meglio, sento già il risultato sulle lunghezze, mi sento un capello più forte, però secondo me i veri e propri benefici da crescita più forte, da capello più spesso, eccetera, si vedono nel lungo periodo. Quindi io come minimo non smetterò di farlo per almeno 6 mesi. E poi magari vi darò uno stop giusto per non abituare troppo il capello, ma poi lo riprendo. Quindi insomma, l'intento è di farlo sempre. Dovete partire con quest'idea qua se volete provare una cosa naturale. Cioè, provate un paio di volte, se vedete dei risultati sapete che dovete farlo, altrimenti, come tutte le cose, no? Ci vuole costanza e perseveranza. Qua continuano ad arrivarmi i messaggi. Promette anche di, nel lungo periodo, di interrompere la crescita di capelli bianchi. Ora, io non ne ho, non me ne è spuntato fuori neanche uno, per fortuna. Anche se, vabbè, essendo bionda, la tinta
non mi cambierebbe più di tanto, però ecco, questo non ve lo so, non ve lo so dire. C'è da dire che se i cinesi si lavano i capelli da tutta la vita con l'acqua di riso, hanno i capelli neri fino a 80 anni, 90 anni, per cui sicuramente un'incidenza ce l'avrà. Ovviamente se loro se lo fanno da quando sono nate, cambia da cominciare a farlo a 30 anni, però insomma tentare non costa niente. E sì, insomma promette la crescita più veloce dei capelli, più spessi, più sani, più forti, più elastici. Io vi ripeto, sono stata molto molto soddisfatta, mi sto trovando davvero tanto bene e cioè, non ho più intenzione di lavarmi i capelli senza, ve lo dico. Questa è già la Madonna che verso che ho fatto. Questa è già la quarta volta che faccio lo shampoo, per cui è più o meno una settimana appunto che la testo, che la provo e sono rimasta super subito molto colpita dalla prima volta. Praticamente come si fa? Adesso arriviamo al punto del come si fa. Allora, vi dico come la faccio io, poi ci sono, vi dico anche l'altro metodo. Io cosa faccio? Io allora intanto consumo riso in modo regolare, ecco perché l'utilizzo, insomma, l'utilizzo molto. L'importante è che sia riso bianco, quindi non integrale, perché la fibra andrebbe a seccare troppo il capello, ok? Quindi riso bianco. Misurate la quantità di riso che volete mangiare, che volete consumare, e la mettete in ammollo, quindi ad esempio per una tazza di riso lo mettete in ammollo con 3 tazze d'acqua. Io faccio così, insomma. Lo metto in ammollo la sera, pure di giorno, per la mattina non cambia niente. Lo metto in ammollo, cerco di farlo stare in ammollo per almeno 7-8 ore, anche se in teoria basta un'oretta. Ogni tanto gli date una girata e poi, insomma, lo mettete in ammollo, lo lasciate riposare. Intanto gli date, lo mescolate in modo che tutto l'amido esca dai vostri chicchi di riso, più tutte le altre varie sostanze che ci sono. Ripeto, date una letta su Google che fate prima. E niente, poi scolate quest'acqua, la tenete da parte, la mettete su una bottiglia e la fate fermentare per 48 ore. Il riso che avete scolato, ovviamente, poi ve lo cucinate come volete. Io faccio così perché secondo me è più comodo metterlo in ammollo e poi cucinarlo. Potete anche, che però secondo me è più scomodo, per come la vedo io, cucinare il riso con l'acqua normale, sempre ovviamente mettendo non troppa acqua, cucinare il riso normalmente senza il sale, chiaramente, altrimenti vi andate a mettere il sale nei capelli, non è il caso, e tenere l'acqua di cottura. Dopodiché, allora, un po' quando l'avete appena presa, quest'acqua la potete mettere su uno spray e spruzzarla subito sulle lunghezze, cosa che io ho fatto, lo spray in bagno. L'altra invece la mettete da parte, la fate fermentare per almeno 48 ore e poi con questa qua, ad esempio questa l'ho usata prima, la diluirete. L'acqua fermentata va diluita. La lasciate fuori dal frigo per le prime 48 ore, poi la mettete in frigo perché così non fermenta troppo. E io lo uso finché non la finisco, sinceramente. In teoria dovrebbe durare una settimana al massimo in frigo, secondo me dura anche qualcosa di più. E va diluita, quindi io metto mezza bottiglia di, o anche un terzo di acqua di riso e il resto di acqua normale, perché l'acqua fermentata è molto forte, per cui non vogliamo che comunque sia troppo aggressiva anche nella cute. E vado a farci l'ultimo risciacquo, quindi io faccio mia maschera, pre-shampoo, il mio balsamo, risciacquo via tutto bene, tappo il lavandino e mi butto in testa l'acqua di riso. E mi butto in testa l'acqua di riso, la massaggio bene sulla cute, sulle lunghezze e poi non la risciacquo, non la risciacquate perché sennò non ha senso. Non va a rendervi i capelli grassi, guardate, io li ho appena lavati, ho appena fatto questa cosa e sono belli, proprio belli, belli, belli. Io ho i capelli grassi di mio e non me li ha ingrassati più del solito, cioè il mio capello è rimasto come prima a livello di sporcarsi velocemente, per cui non è cambiato nulla e niente, provate, provare per credere, io proprio mi sento proprio un'altra qualità del capello. Ovviamente io poi cioè durante l'asciugatura ci metto sempre il mio termoprotettore, il mio olietto per asciugarli bene, in modo che comunque non siano troppo stressati dal calore e semplicemente dallo spazzolarli. E per me questa è la svolta 2021 dei capelli. Lo dico con tutta la sincerità, anche perché voglio dire, non avrei nessun motivo di dirvi una cosa per un'altra. Sto invitando tutte le mie amiche a farlo perché lo trovo veramente un metodo low cost, semplice da fare, non ci vuole più di tanto, richiede poco impegno, poco tempo, perché comunque, io vi ripeto, io mi metto nel lavandino a fare l'ultimo risciacquo
2 minuti, 3 al massimo, e per 2 minuti, 3 per mettere in ammollo il riso la sera per la mattina, penso che non ci voglia nessuno sforzo, detta sinceramente. E niente, non ho nient'altro da aggiungere se non di dirvi di provare, di farmi sapere nei commenti se provate, come vi trovate. E niente, buona acqua di riso a tutte e ci vediamo presto in un prossimo video. Vi mando un bacio, ciao!